E su queste note, facendo i complimenti però anche a questa bellissima voce e Sei anche stupendo. alla chitarra, capiamo com'è l'Africa. L'Africa, professor Bodei, la mente di convivere, come sapete, non ha bisogno di presentazioni, il direttore scientifico, colui che pensa cosa fare, come fare, ogni anno per farci appunto riflettere e conoscere. L'Africa è un pavimento molto variegato, ad esempio il ricordo di un albergo a Tripoli, che sembra molto colorato, molto bello, se non che guardandolo dal secondo piano, quel pavimento in mosaico corrispondeva alla faccia di Bush, al volto di Bush che tu calpestavi entrando. L'Africa è lavorare, è essere fermati 3 volte in 10 giorni, essere portati a un posto di polizia. L'Africa però è anche musica e colori di un matrimonio, sono i vestiti. L'Africa è al Kofra, l'Africa è il Chad, l'Africa è la Somalia, l'Africa è tante cose estremamente diverse, tante cose anche belle. E credo e spero, e poi la parola al protagonista principale di questo festival, che appunto il buonismo rimanga ai margini di questo festival, perché sì, c'è immigrazione, ma l'atteggiamento, diciamo, che dobbiamo avere di conoscenza è un atteggiamento di parità, perché la conoscenza senza parità è naturalmente, come dire, superiorità e quindi è ostacolata. Bene, con questo augurio, che naturalmente sarà realtà e non solo un desiderio, do la parola al direttore scientifico del festival, il professor Remo Bodei. Il tema che affronterà è il continente nero, l'Africa nel nostro immaginario e nella realtà attuale. Grazie. Buonasera a tutti e grazie per essere di nuovo qua in questa edizione. Ringrazio in particolare quanti hanno contribuito assieme a me alla riuscita, dal sindaco Zubani, al presidente della Cassa di Risparmio, l'avvocato Pincione, all'assessore alla cultura del comune Giovanna Bernardini, a Letizia Leviti. E non da ultimo a Emanuela Mazzi che ha coordinato il tutto. Nel giudicare popoli e culture, pregiudizi e luoghi comuni sono frequenti e quasi inevitabili. Eppure quelli che da tempo si sono accumulati sull'Africa, specie sulla zona subsahariana, superano di gran lunga quelli su altre parti del mondo. Dell'Africa sappiamo generalmente assai poco a livello di senso comune, perché è un continente disomogeneo, quasi non si può parlare di Africa come un tutto. È esteso sulla superficie di 30 milioni di chilometri quadrati, abitato attualmente da circa 1 miliardo di persone, che si stima saranno 1 miliardi e 800 milioni nel 2050, cioè un quarto di tutta l'umanità, è composto da 54 stati e vi sono circa 2.000 tra lingue e dialetti che vengono parlati. Quindi l'Africa è un continente che quasi per la metà è colpito dalla povertà, ma grazie all'aumento del prezzo delle materie prime e al ritorno degli investimenti stranieri, conta oggi nella parte subsahariana 6 sulle 10 nazioni del mondo che hanno un maggior tasso di crescita. Noi immaginiamo l'Africa come sostanzialmente bifronte. Ha un lato positivo e un altro negativo. E in essi la fantasia, che nasce spesso da racconti di esploratori, di colonizzatori, di missionari e di mercanti del passato, si intreccia con i dati economici, politici e sociali del presente. Nel primo caso, cioè il lato positivo dell'Africa, è caratterizzato anche a livello di immaginario dalla presenza dell'oro, dalla maestà e dalla grandezza degli animali, dai deserti
dalle foreste ostili all'uomo, dall'essere stata per millenni un paese inesplorato, e, tranne la fascia mediterranea, e sostanzialmente ha fomentato questo carattere ignoto, l'elemento dell'avventura, dell'esplorazione e della ricerca di ricchezza. Invece, per quanto riguarda il lato negativo, l'Africa evoca fame, miseria, siccità, clima insalubre, malattie tropicali, corruzione dei governi, conflitti etnici in cui sono coinvolti anche dei bambini. Appare in questo aspetto sostanzialmente come un continente senza speranza di riscatto. Fino a non molto tempo fa, il ricordo di antichi episodi di barbarie si sommava a stereotipi razzisti di vario tipo, da quelli più grevi, che mostravano il negro come anello di congiunzione tra la scimmia e l'uomo, a quelli edulcorati in forma di vignette in cui si vedeva un esploratore in pentola e un selvaggio con un forchettone che non misurava la cottura, oppure a certe canzonette degli anni 50 di un razzismo apparentemente ingenuo ma radicato, che oscillavano da "quando io vedere buccia di banana, me venire in mente Africa lontana", come sapete la questione della banana non è finita nemmeno oggi, a queste allusioni un po' pecorecce: "il tukul è una capanna dove bongo fa la nanna", fino a quelle più delicate, ma sostanzialmente di condiscendenza, di una canzone originariamente venezuelano-messicana, "Angelitos Negros", che poi ebbe molto successo in Italia. Non so, qualcuno ricorderà "non sono che un povero negro, ma nel Signore io credo, e so che gli tiene d'accanto tanti negri che hanno pianto". Questo pezzo d'Africa che c'è in noi, diceva il presidente Rossi, ci abitua a considerare le cose in maniera diversa, con sfumature spesso contrastanti, con un atteggiamento che va dall'idea che questi che vengono da noi devono essere da un lato assimilati, cioè resi simili a noi, dall'altro ghettizzati, respinti, mentre la via migliore, certamente difficile, è quella dell'integrazione.